Io stasera, quindi a merito Rocco, a merito. Sono riusciti a disarticolare un'organizzazione che svolgeva un'attività di importazione di cocaina e di hashish per poi metterla nel mercato lombardo e anche calabrese. La sostanza noi abbiamo più volte visto in alcune indagini degli uomini dell''ndrangheta che si muovono da Germania, Belgio e Olanda, come noi ci muoviamo a Reggio Calabria. Ci sono broker dell''ndrangheta che parlano anche il fiammingo, che è una lingua di nicchia in Europa. Questo rappresenta ovviamente la base di tutto il resto, è il patrimonio attorno al quale stiamo immaginando di ricostruire un ragionamento più generale che riguardi l'attrattività di questo territorio. Finalmente qualche dato, diciamo certo, lo posso dare, visto che si è sbloccata una multa del diritto amministrativo tra Stato e Regione, si è sbloccato. Presumo che per Natale potremo aprire il museo, ma tutto intero. Questi ultimi mesi c'è stato decisamente un grande passo in avanti, nel senso che siamo riusciti a inaugurare diversi nuovi reparti e dare segnali di buona sanità. Io proprio ieri ho avuto la possibilità di fare una visita anche al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, nella chirurgia pediatrica. E ho visto decine e decine di famiglie che anziché andare a Roma hanno trovato un'opportunità, una possibilità di restare in Calabria. Signore, anzitutto una preghiera di ringraziamento per aver dato a questa comunità, anche alla nostra diocesi, alla Chiesa intera, questo presbitero che veramente ha servito la Chiesa con amore e il cui ritorno alla casa del Padre lascia certamente un vuoto nella comunità e in modo particolare nel presbiterio diocesano. Io per la Diocesi ho seguito fin dall'inizio, dal 1 ottobre 2009, le tragedie che hanno colpito Messina e provincia, prima nella zona ionica e poi nella zona tirrenica. Mi sono reso conto di come le istituzioni hanno quasi del tutto abbandonato il territorio, di come effettivamente questa da subito è stata etichettata come una tragedia di serie B. Confesso di aver avuto un rapporto e di avere un rapporto sentimentale con il porto, con quelle battaglie che lo hanno fatto aprire, anche con quelle persone che ci lavorano dentro, e quindi sicuramente non è obiettivo e sicuramente è la mia storia personale. Potrebbe succedere ovunque.